Questi disegni che avete appena visto sono soltanto una piccola parte di tutti quelli che si possono realizzare con queste granny, no, a due colori. Qui poi c'è solo la combinazione di due colori, quello più chiaro con quello più scuro. In realtà si possono mettere nello stesso disegno, come avete visto, anche delle piastrelle tutte colorate uniformemente a completare quindi i disegni, oppure insieme a questa combinazione qui se ne può fare ad esempio questa con un colore più scuro o questa con un colore più scuro ancora, e quindi poi fare veramente delle cose molto molto belle che fanno un effetto diciamo molto carino su soprattutto copriletti molto grandi dove si vedono, no, queste stelle o questi decori separati magari da dei riquadri, no? E quindi molto molto d'effetto. Per questo andiamola a realizzare subito, tanto è facilissima, non perdiamo tempo e iniziamo questa specie di mini format, tra virgolette, del mio canale per vedere le varianti che si possono fare con una semplice granny square o comunque con la semplice lavorazione granny. Ho preso due colori contrastanti, in questo caso nella stessa tonalità. Potete comunque prendere qualsiasi altro colore. L'importante è, ecco, che siano ben distinti tra di loro. Altrimenti questo taglio netto poi non ha significato se si vanno a prendere due colori simili. E un uncinetto numero 4 in questo caso, perché questa lana si lavora con l'uncinetto numero 4, ma voglio dire, voi potrete utilizzare l'uncinetto con il quale volete lavorare il copriletto, la coperta, quello che sia, o il plaid. Inizio facendo 3 catenelle. Che chiudo poi con una maglia bassissima su quella iniziale. In questa maniera mi si forma il circolino all'interno del quale vado a mettere le maglie alte. Inizio il lavoro facendo 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta. All'interno del circolino vado a mettere altre 2 maglie alte. Ancora 2 catenelle e altre 3 maglie alte sempre all'interno del circolino. Con il colore scuro questa volta faccio una sola catenella, vado a prendere l'altro colore, ovvero quello chiaro, e faccio la seconda catenella. Ho realizzato in questa maniera la prima catenella con il colore più scuro e la seconda, che è questa, con il colore chiaro. Abbiamo il filo con il quale stavamo lavorando precedentemente che devo andare a portare qui dietro. La parte più corta la metto qui davanti perché la devo andare a prendere sotto la lavorazione e io vado a lavorare con il filo quello chiaro. E faccio qui sempre all'interno dell'archetto, no, 3 maglie alte. Il filo quindi scuro con il quale stavo lavorando io ce l'ho qui. Questi due li andrò a fermare e poi a tagliare sotto la lavorazione e con questo adesso continuo a lavorare il colore chiaro. Quindi faccio 2 catenelle e le ultime 3 maglie alte all'interno, no, dello spazio del circolino, sempre con il colore chiaro. Per chiudere il lavoro io faccio una catenella, metto il filo una volta sull'uncinetto e sulla terza catenella iniziale, che è questa, io vado a fare una maglia alta. E ho già fatto le due metà, no, della granny. La linea di demarcazione che dovremo seguire è questa, si vede bene perché c'è il filo chiaro da questa parte e quello scuro da quest'altra.
Per poter continuare a lavorare senza tagliare fili e cose varie, noi adesso voltiamo il lavoro in questa maniera e in ognuno di questi quattro spazi dobbiamo andare a mettere i quattro angoli del secondo giro di una granny normale. Quindi qua ne andiamo a mettere la metà perché comunque l'altra metà la faremo alla fine con il colore scuro. Iniziamo quindi con 3 catenelle e poi mettiamo altre due aglie alte. In tutto sono 3 maglie alte, poi facciamo ancora una catenella e nello spazio successivo, ovvero qui, andiamo a mettere dapprima 3 maglie alte. Due catenelle perché nel giro successivo questo qui dentro dovremo andare a fare l'angolo e altre 3 maglie alte sempre nello stesso punto. E abbiamo fatto quindi metà del primo angolo e tutto il secondo angolo. Adesso facciamo una catenella e andiamo a mettere la metà del terzo angolo qui all'interno dello spazio, quindi 3 maglie alte in questo spazio. Siamo arrivati dove c'è il filo più scuro, quindi la prima catenella dell'angolo la facciamo con il filo chiaro che portiamo dietro e la seconda catenella invece la andiamo a fare con il filo più scuro. Dentro lo stesso spazio noi andiamo a mettere 3 maglie alte fatte con il filo scuro. Ok, e questo è il terzo angolo completo. Andiamo a fare il quarto angolo, che è questo, che sarà tutto fatto con il filato scuro, quindi una catenella qua e all'interno di questo spazio mettiamo le prime maglie alte, le prime 3 maglie alte. Due catenelle e sempre nello spazio altre 3 maglie alte. Facciamo ancora una catenella e adesso dobbiamo andare a terminare il primo angolo con la prima parte dell'angolo stesso, ovvero con le 3 maglie alte che in questo caso erano e sono con il filato scuro, sono realizzate con il filato scuro. Poi facciamo una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a chiudere con la maglia alta sulla terza catenella iniziale. Adesso voltiamo il lavoro, facciamo 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta del terzo giro, andiamo a mettere altre 2 maglie alte all'interno dello spazio e facciamo metà del primo angolo come abbiamo fatto prima, con il colore scuro questa volta. Sullo spazio qui di una catenella noi dobbiamo andare a mettere 3 maglie alte, quindi facciamo sempre una catenella, qua dentro andiamo a mettere 3 maglie ancora una catenella e in corrispondenza, no, del secondo angolo del giro precedente noi dobbiamo andare a fare il secondo angolo di questo terzo giro. Quindi sempre 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte all'interno dello stesso punto. Maglie alte, 2 catenelle e nello stesso spazio appunto 3 maglie alte. Angolo del terzo giro è per metà scuro e poi lo termineremo con la metà chiara.
Il secondo angolo è tutto scuro, i due angoli sono separati da un gruppo di tre maglie alte, quindi anche da questa parte noi dobbiamo fare una catenella e poi tre maglie alte all'interno dello spazio di una catenella sottostante. Una catenella, siamo arrivati dall'altra parte, quindi noi facciamo le prime 3 maglie alte dell'angolo con il filo scuro. E sempre con il filo scuro facciamo anche la prima catenella. La seconda delle due catenelle la facciamo con il filo chiaro. E poi andiamo a lavorare la seconda parte dell'angolo sempre con il filo chiaro e facciamo 3 maglie alte sempre nello stesso punto. Facciamo una catenella all'interno di questo spazio, mettiamo 3 maglie alte chiare. Una catenella e poi andiamo a fare il quarto angolo che è tutto con il filo chiaro. Quindi sempre 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nello stesso punto. E questo è il quarto angolo, no? Perché questa era metà del primo, il secondo, il terzo che è bicolore, diciamo, e il quarto che è realizzato con il colore chiaro. Ancora una catenella, mettiamo 3 maglie alte all'interno di questo spazio qui. Una catenella. E poi facciamo l'altra parte del primo angolo che è appunto bicolore. 3 maglie alte nello stesso punto. Una catenella e chiudiamo con la maglia alta nella terza catenella iniziale. Abbiamo fatto 3 giri e come vedete la linea di demarcazione è bella netta. I due fili si trovano uno da questa parte e uno da quest'altra e ogni volta che noi arriviamo in queste parti qui dobbiamo praticamente cambiare il colore. Nei giri successivi ne possiamo fare quanti ne vogliamo in base al lavoro che poi più ci piace. Andremo a fare necessariamente sempre la stessa cosa e ad aggiungere in questi spazi qui prima degli angoli, no? Sempre le 3 maglie alte, ok? E le catenelle, una catenella che le separa le une dalle altre e con gli angoli, mentre le catenelle dell'angolo saranno come sempre 2. Finito il quarto giro, mi direte voi come faccio ad accorgermi quando devo cambiare la direzione del lavoro? Va bene, questo è molto semplice, ovvero ogni giro completo, perché la lavorazione no, ruota in questa maniera. Per esempio, nel quinto giro adesso noi dobbiamo voltare il lavoro, ok? Così. E andiamo a lavorare da questa parte. Quindi il filo blu cammina lungo questo lato. Questo rimane sempre qui e arriva fin qui. A questo punto dovete cambiarlo il colore perché dovete continuare il quinto giro. Quindi il filo blu scuro è arrivato qua, il filo celeste chiaro parte da qui. Con questo appunto partite, continuate il quinto giro e lo andate a terminare. Quindi il filo chiaro si trova qui e il filo scuro qua giù. A questo punto qua non potete continuare il sesto giro con il filo scuro perché non ce l'avete che sta qui e quindi tornate indietro con il vostro filo chiaro che nel frattempo era arrivato qua sopra. Ok, si tratta di avere il lavoro tra le mani che è tutto molto semplice e intuitivo, non c'è bisogno di fare tanti ragionamenti.
Spero vivamente che questa prima granny o variante, comunque granny che abbiamo realizzato, sia stata di vostro gradimento, che vi sia stata soprattutto utile. Quando realizzerete qualcosa, taggatemi nelle foto che andrete pubblicando sui vostri social, così anch'io potrò magari vedere, no? E essere partecipe delle vostre realizzazioni. E se avete qualche altra forma, qualche altra cosa da chiedermi, scrivetelo pure nei commenti. Cercherò di accontentarvi nel miglior modo possibile.